GarageBand mi ha colpito per due ragioni. La prima, per la mia ignoranza, malgrado il fatto che io mi occupi di riciclo, di riuso ed è una mia passione e interesse, diciamo, nella vita. E la seconda cosa che mi ha divertito invece sono state le categorie, nelle quali tra l'altro io mi sono anche ritrovata, naturalmente in quella del fai da te, ma anche in quello che spera che un giorno diventerà un pezzo di design, perché io dico sempre non buttate via niente, non buttate via niente, perché tutto può essere utile, tutto può essere riutilizzato. Però ovviamente anche questa cosa ha un limite, nel senso che al terzo frigorifero che si rompe va cambiato, il primo diventa un armadio, il secondo e il terzo in qualche modo va reintrodotto nel sistema produttivo per diventare a sua volta una ricchezza. Sono stata molto contenta di essere stata chiamata per questo progetto perché in realtà mi ha fatto rimettere un po' in questione anche il fatto del riuso e riutilizzo ad ogni costo. Perché è vero che si può prendere il cestello della lavatrice per farne un comodino o per farne un armadietto a tre piani, ma è altrettanto vero che tutto il resto della lavatrice è più difficile da riutilizzare. Si può avere una buonissima idea per un pezzo, però poi gli altri pezzi rimangono lì così. Io li vado a prendere dai rompivecchi, li vado a prendere, sono finita nelle aree ecologiche, sono andata in tanti posti dove poter trovare questo materiale. Però le persone a casa si ritrovano con questi enormi elettrodomestici e non vanno lasciati in cantina e non vanno lasciati in garage. E devo dire, non sempre è facile, perché io, per esempio, l'ho vissuta personalmente, ho una casa in un piccolissimo comune in Piemonte e so perfettamente dov'è l'area ecologica, ma è un posto dove non ci sono strade, sono tutte scale, quindi dovrei caricare la lavatrice sulle spalle, portarla giù per le scale, caricarla da sola in macchina e poi felicemente partire verso l'area ecologica. Quindi è vero che ci sono, ma non sempre è facilissimo. Questo Ecodom è fantastico perché riesce a recuperare, diciamo, il 30% dei grossi elettrodomestici ed è fantastico.